capire il gioco e anche anticipare il risultato. Tanto abbiamo fatto questo, era, il sistema era fatto da 1 e 2 e c'erano 3 e 4 nella zona. I 3 e 4 erano particelle esterne al sistema, ma sufficientemente vicine alla 1 e alla 2 da perturbare il comportamento della 1 e 2. Quindi abbiamo essenzialmente detto che la quantità di moto del sistema non era affatto una costante, non era affatto una costante, proprio perché il sistema non era isolato, e veniva fuori che era uguale a F1 esterno più, nel senso vettoriale del termine, F2 esterno, dove F1 e F2 sono esterno, sono questa roba qua. Quindi F1 esterno è la somma delle forze che stanno agendo sul corpo 1 dovuto a particelle esterne. Permettetemi di usare una parola, voglio aumentare di nuovo il gergo, in modo che è più facile per me parlare e anche voi per capire, perché se io devo ogni frase dirla come l'avevo detto all'inizio, con un linguaggio iniziale, le frasi diventano sempre più lunghe e forse un po' più difficili da seguire. Ma aiutatemi a trovare un modo per parlare più svelto. Allora, per esempio, visto che 1 e 2 stanno interagendo, abbiamo detto cos'è un'interazione, è uno scambio di quantità di moto, per esempio. Poi possiamo dire che la 1 sente una forza dovuta alla interazione con la 2, quindi la 2 diventa una sorgente di forza. Posso usare la parola sorgente? È una sorgente di forza. È un linguaggio che poi sarà molto più comodo quando parleremo di carica, una sorgente di campo elettrico, una carica positiva, sorgente. Quindi se la 1 sente una forza è perché c'è una sorgente di forza, c'è una particella materiale con cui sta interagendo. Quindi questo è una sorgente di forza interna al sistema, queste sono sorgenti esterne. Quindi la forza che la 1 sente, che io chiamo F1 esterno, cos'è? È la somma delle forze dovute a sorgenti esterne. La forza della particella 1, che la particella 1 sente, per effetto di una interazione con sorgenti di forze che sono esterne al sistema. Ok? Cos'è questo simbolo qua? Cos'è questa freccia bianca, il grassetto? È la somma vettoriale delle forze che la particella 2 sente per effetto di interazione con sorgenti esterne, rispettivamente la 3 e la 4. Un modo più snello di parlare, spero. D'accordo? Una cosa che va notata qua è che questa freccia bianca qua, e questa grande freccia bianca qua, cioè quello che io ho chiamato per definizione F1 esterno e F2 esterno, sono applicate in punti diversi. No? Questa freccia è applicata qua, infatti è la somma di questa freccia e di questa freccia, che sono entrambi applicati qua. Questa freccia è applicata qua, che infatti è la somma di questa freccia e di quella freccia. D'accordo? Notate che nelle forze esterne, che agiscono su 1, non ho incluso la F2-1, perché? Perché la F2-1 non è una forza esterna, è una forza interna. Quindi questa è la somma delle forze esterne che stanno agendo sulla 1. Quindi agisco in punti diversi, questo qua e questo qua. Facciamo un caso in cui adesso cambiamo il sistema, sappiamo, facciamo finta che la 3 faccia parte del sistema adesso, quindi la 4 che è esclusa. Quindi il sistema adesso è fatto di 3 particelle, le prime 3, 1, 2, 3, quindi la quantità di moto del sistema è la somma di quelle 3. Qual è la derivata rispetto al tempo della quantità di moto del sistema? È l'operatore derivata lineare, quindi è la somma delle derivate di P1, della derivata di P2, della derivata di P3. Cioè, questa è quello che ho chiamato la forza complessiva sulla 1, questa è la forza complessiva sulla 2 e questa è la forza complessiva sulla 3. Quello che chiamerò F1, F2, F3. Ma F1 appunto è la somma complessiva, risultante, netta, nel senso di somma vettoriale. Quindi questo è in realtà F1 dovuto alla 2 più F1 dovuto alla 3 più F1 dovuto alla 4. Poi ho questo, F2 dovuto alla 1, F2 dovuto alla 3, F2 dovuto alla 4. Poi ho questo che è F3 dovuto alla 1, F3 dovuto alla 2, F3 dovuto alla 4. Quindi ho un totale di 9 frecce adesso.
Però guardate come 2 e 2 si cancellano, perché Fij è uguale a meno Fji. Quindi F12 cancella la F21 che è qui, la F13 cancella la F31 che è qui e la F23 cancella la F32. Quelli che hanno gli stessi pedici ma in ordine scambiato possono essere cancellati a 2 e 2, no? Ma guardate come sopravvivono dei termini. Perché sopravvivono? Perché non c'è in questa somma di 9 addendi, non c'è un F41. Questo non c'è un F42 da quella parte e questo non c'è un F43. Quindi sopravvivono quei tre e quindi la derivata rispetto al tempo di questa roba è questo. E notate come questa è la forza che agisce sull'1 dovuta alla 4, ma la 4 è esterna! Questo è la F sulla 2 dovuta alla 4, la 4 esterna, la F sulla 3 dovuta alla 4, la 4 esterna. Quindi sono queste frecce qui che nascono dall'interazione con una sorgente di forza che è esterna al sistema. D'accordo? E notate anche qui come quelle tre frecce agiscono in punti diversi. Questo agisce nel punto 1, nel punto 2, nel punto 3. Cosa succederebbe se il 4 lo aggiungessi al sistema? A scrivere cosa? Quale sarebbe la quantità di moto del sistema con tutte e quattro le particelle? Sarebbe P1 più P2 più P3 più P4. Quando vado a fare la derivata rispetto al tempo, apparirebbero, ci sarebbe oltre all'1,4 ci sarebbe anche il 4,1. Oltre al 2,4 ci sarebbe anche il 4,2. E oltre al 3,4 ci sarebbe anche il 4,3. Quindi anche quelle verrebbero cancellate dai loro, chiamiamoli, simmetrici. E quindi avrei cancellazioni a 2,2 rimanendo un bel ciccione 0 vettoriale. E con un 0 vettoriale cosa implicherebbe? Che la derivata rispetto al tempo uguale a 0? Vuol dire che la quantità di moto è costante del tempo, che non cambia. Quindi, cosa succede se la 4 viene inclusa nel sistema? Risposta, P1 più P2 più P3 più P4 uguale a costante. Perché non ci sono forze esterne? Perché quel 4 ha facendo parte del sistema fa forze interne, non fa forze esterne. E perché le forze interne si cancellano? Perché alla fine non contribuiscono al far variare la quantità di moto del sistema? Perché agiscono sempre in coppia e coppie opposte, uguali ma di segno opposto. Le forze interne ci sono, come no? Ma il loro modo di agire è sempre in modo da dare a 2 a 2 un contributo nullo. D'accordo? Meditate su questo, meditate sulla notazione, sul disegno, sulla scrittura, cercate di padronizzarlo per cortesia. Ok, mettiamo altra carta su carne sul fuoco. Stiamo andando abbastanza veloci perché vorrei compensare il fatto che la settimana scorsa siamo stati fermi. Però in fondo sono cose semplici, a patto che voi ci pensiate. Cioè dovete sistemare i vostri appunti e cercare di capire cosa sto facendo. Non è difficile, però se non lo fate rimarrà una cosa vaga e poi il palco cascherà al momento dell'orale o di uno scritto. Pensateci, dedicate del tempo a questo esame, sin da ora. Definizione. Di nuovo, usiamo sistemi di riferimento inerziali. Questo è un sistema. Di tre particelle, questo è il sistema. Di nuovo, ci saranno anche delle particelle escluse, ma a me interessa il sistema. Definizione. Allora, immaginate di aver scelto un'origine e di aver scelto degli assi con cui descrivere le posizioni di quelle particelle. Questa è la particella 1, la particella 2, la particella 3. Il vettore posizione della particella 1 cos'è? È il vettore spostamento netto dall'origine alla posizione della particella. Eccola qua. La indichiamo con la scritta R1. Sempre l'ipotesi di disegnare delle linee dritte, mancato, quindi sposto. Questo è R2. Questo è già un po' meglio, R3.
Ok? Quelle sono le posizioni. Supponiamo che quei punti siano punti materiali, ok? Quindi punti, no? Stiamo trascurando le dimensioni, poi arriveremo a capire meglio se servirà. Ognuno di quei punti è occupato da un corpo materiale che ha massa. Cos'è la massa? Dovete essere sempre pronti a rispondere subito. Cominciate a pensare in termini della lezione di oggi. Cos'è la massa? Come si può misurare? Allora, definizione. Silenzio. Sto per introdurre un punto matematico da qualche parte sulla lavagna, costruito nel seguente modo. Allora, il sistema è composto a particella M2, M1, M2, M3. Qual è la massa del sistema? Abbiamo definito la massa del sistema in maniera naturale. Quindi la massa del sistema è semplicemente M1 più M2 più M3. D'accordo? Questa è la massa del sistema. Allora, attenzione, sto per definire un punto matematico. Ha un pedice, quindi da qualche parte ci sarà un vettore posizione che va dall'origine a questo punto. Lo indicherò così, con un CM pedice, che sta per centro di massa. Ok? La posizione del centro di massa è il seguente vettore. Prima cosa, faccio così. M1 diviso M1 più M2 più M3, cioè questa è proprio la massa del sistema, per R1, più M2 diviso la massa del sistema, R2, più M3 diviso la massa del sistema, R3. Oppure posso scrivere così, chiamo F1 il seguente rapporto, M1 fratto M1 più M2 più M3, ricordando che il denominatore è proprio la massa del sistema. Cioè F1 cos'è? È un numero adimensionale, perché nel sistema internazionale misurò le masse in chilogrammi, quindi ho massa diviso la massa, è un numero puro questo qua. È un numero che è minore o uguale a 1, guardatelo, ed esprime cosa? Esprime, perché ho usato la simbolo F, la frazione di massa che il corpo 1 contribuisce alla massa complessiva. Cioè voi dovete immaginare la massa complessiva come una specie di torta. Il corpo 1 porta, contribuisce alla massa totale del sistema, M1. Qual è la frazione del suo contributo rispetto al totale? È M1 diviso la massa totale. Pensateci. Quindi, io posso scrivere così, che il centro di massa è un vettore che la scrivo con la notazione della sommatoria. Sommatoria di F con I, RI, dove i pedici si riferiscono a particelle che appartengono al sistema. Guardate quelle F con I. Cos'è la F con I? La F con I è la frazione di massa che la particella rappresenta nella somma delle masse. Che percentuale di massa la particella iesima contribuisce al totale? È la massa dell'iesima diviso la massa totale, non vi pare? Ok? Quindi, adesso vi spiegherò. Quello che sta avvenendo è che sto sommando sì le posizioni, ma sto, il linguaggio dei matematici è che sto pesando le posizioni. Vedete che io sommo le posizioni, R1 più R2 più R3, o più eventuali altre particelle se appartenessero ad altre particelle del sistema. Ma ogni posizione la premoltiplico per un numero, che è un numero puro, che è un numero che è minore di 1, minore o uguale a 1. Se è uguale a 1 vuol dire che quella particella si piglia tutta la massa.
Quindi quelli sono dei pesi. È una specie di la differenza tra in un sistema di voto tra un sistema democratico e un sistema chiamiamolo aristocratico. Nel sistema democratico ogni testa porta un voto. Nel sistema aristocratico, l'aristocratico magari un suo voto vale 10 dei voti del suo colono, del suo nullatenente, del suo peones. Questo è una somma aristocratica. Guardiamo il caso di due particelle, perché questo è un caso in generale di tre, che comincerete a capirmi. Quello è il sistema, particella 1 e 2. Se io vi chiedo di calcolare il centro geometrico, voi farete la somma democratica. Farete così. Ascoltate, questo è il vettore 1. Questo disegno riesce nella misura in cui riesco a fare un disegno decente. Quindi devo sforzarmi di fare un disegno decente, cosa che vedo che già qua andiamo proprio male. È già accettabile. Dov'è il centro geometrico? Il centro geometrico, perché non so geometrico, sarà la somma di R1 più R2, ma di peso uguale, con lo stesso peso. Devono avere lo stesso peso. Quindi metterò una F1 e una F2, e F1 deve essere uguale a F2, ma la somma di questi pesi deve essere uguale a 1. E vedete subito che la condizione è che F1 sia uguale a un mezzo, che ovviamente è uguale a F2. Quindi la somma geometrica è questa. Non mi credete? Facciamolo! Cos'è metà di R1? Se R1 è questo, metà di R1 è... Occhio e croce, va bene qui? Può andare bene? Quella è metà di R1, quindi qui, questa freccia qua, è metà di R1, un mezzo R1, perché tutto questo è R1, tutto questo è R2, dov'è metà di R2? Qualcosa del genere? Può andare bene? Per me va bene. Poi nella misura in cui il disegno mi riesce male dirò ah ecco perché. Cos'è la somma di un mezzo di R1 più un mezzo R2? Quindi prendo questa freccia qui e lo sommo a questa. Quindi devo prenderlo, sollevarlo e devo fare per bene il disegno. Quindi quello che sto facendo, e se il disegno fosse fatto bene, cosa che magari non è più di tanto, troverei, perché vedo che qua è storto, vedete che è storto, va dritto qua e poi... Quindi questo devo raddrizzarlo un pelo. Qua una cosa del genere, ovviamente devo recuperare la lunghezza giusta, perché è doppio. Una cosa del genere. Quindi questo più questo... Se il disegno è fatto bene, mi trovo qua, che è il centro, se il disegno è fatto bene. Quindi il centro è proprio questa freccia qui. Vedete che ho fatto la somma democratica delle due posizioni. D'accordo? Adesso facciamo un esempio in cui faccio una somma non democratica, ma di tipo aristocratica, dove i pesi delle due posizioni non sono uguali, ma sono diverse. Allora facciamo questo. Sfido voi a prendere tre particelle messo a caso, a cazzo,
e di trovare il centro. Cosa farete? Quale sarà la somma democratica? Sono tre, quindi R1 più R2 più R3, ma vanno sommate con lo stesso peso, che sarà un terzo. Un terzo R1, un terzo R2, un terzo R3, e vi darà un valore che è da qualche parte. Fatelo, fatelo sulla scuola, sfidatevi. Questa è matematica, geometria analitica, dovreste già sapere queste cose. Calcolare il centro dei punti, fate la somma democratica delle posizioni. Adesso stiamo facendo fisica, stiamo facendo le cose aristocratiche. Facciamo il caso in cui la particella 2, per esempio, è uguale a 3 volte la massa della particella 1. Quindi questo è, di nuovo, questa è la particella, chiamiamo questa la particella 1, questa è la particella 2 e questo è il vettore posizione, spero che sia abbastanza dritto. Questo è il vettore posizione, è abbastanza dritto, ok? E supponiamo che questo signore abbia una massa che è 3 volte la massa di quello. Dov'è il centro di massa? Cos'è il centro di massa? Il centro di massa è una somma aristocratica, quindi ho F1R1 più F2R2, dove la F1 è uguale alla M1 diviso la massa totale. Allora, siccome la massa totale, la massa della 2 è 3 volte M1, potete scrivere la frazione di massa della particella 1, cioè quale percentuale di massa la particella 1 porta. Ok? La F1 cos'è? È la percentuale di massa che la particella 1 porta rispetto alla massa totale. Quanto varrà con questa ipotesi qua? Vedete che avete M1 che è diviso M1 più M2 che è espressa in unità di M1 è 3M1 e vedete che questo è M1 diviso 4M1, quindi vedete che questo è 1 su 4, cioè 25%. La frazione di massa della particella 1 è un quarto. Lui porta un quarto della massa totale del sistema. Qual è la frazione di massa della particella 2? È M2 diviso M1 più M2 e potete verificare che sarà 3 quarti. Giusto? Notate di nuovo che F1 più F2 ovviamente sarà uguale a M1 più M2 diviso M1 più M2 e questo uguale a 1. È ovvio che la somma delle frazioni di massa deve dare il 100% della massa, 1, no? Siamo d'accordo qua? Questo è 1 diviso 4, quindi questo sarà 3 diviso 4. Quindi dov'è il centro di massa? È la somma di quelle due frecce. Ma di quale frecce? Di questa freccia, quindi questo è uguale a un quarto di R1 più tre quarti di R2. Quindi devo prendere un quarto di R1. Dov'è un quarto di R1? Comincio ad avere il torcicollo. La metà è qua e la metà della metà è qua, quindi questo è circa un quarto, quindi entro a precisione che io riesco a fare dalla lavagna, vecchio come sono, questo qui è un quarto di R1 e devo fare adesso tre quarti di R2, quindi di nuovo sto usando quarti, quindi mi conviene individuare la metà, direi che più o meno la metà è qua, la metà della